Bilanciato di tre. Diventerebbe anche un pochino più dinamica, a seconda di come la vogliamo gestire. Per quanto riguarda invece i cavalieri della tavola rotonda, anche lì bisognerebbe un po' scegliere. Anche con gli dei dell'Egitto. Con gli dei vogliamo fare Anubi? Ivano? Per i cavalieri della tavola rotonda? Ce l'hai bello pronto? Direi di sì. In che senso ce l'hai bello? Ma non riutilizzo quello. Non ha senso. Cioè, facciamogli a tema. Ah, perché voi pensate, che io li rimetta dentro? Così? No, ok. Ok, beh, ma anche perché tutti gli altri li ho disegnati, eh. Però se facciamo i cavalieri della tavola rotonda, facciamo un cavaliere della tavola rotonda. Cioè, non un antagonista dei cavalieri. No. Ha più senso che facciamo Re Artù o Lancillotto. Gawain. Io farei un cavaliere, non farei Morgana. Che se sarebbe carina Morgana. Però no, 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 non si può, dai, possiamo sempre fare. Cioè, allora, vediamo un attimino. Iniziamo a pensare. Io ho detto Morgana. Si potrebbe anche fare una cosa di questo tipo. Vi faccio vedere. Proviamo a fare. Allora, le carte dei tarocchi sono un po' più allungate, che poi alla fine sono dei tarocchi ma un po' più stranini, quindi vediamo un attimo. Un cavaliere molto standard ci sta bene. Io farei un cavaliere, sì. Che però per noi è uno dei cavalieri della tavola rotonda. Esempio, iniziamo con tre. Se tu fai... Allora, proviamo a fare il tarocco dei cavalieri della tavola rotonda, che è quello che mi sembra un po' più... Proprio per quello ti ho detto il cavaliere no. Capito? Il cavaliere nero no. Perché non è uno dei cavalieri della tavola rotonda. Se facciamo Re Artù o Lancillotto, è un cavaliere comunque, ma non è così riconoscibile come un cavaliere della tavola rotonda. Se invece tu fai Re Artù col suo stemma, capisci che è molto più facile. Anche Morgana, in realtà... È molto più riconoscibile. È Artù con Excalibur. Sono d'accordo. Che poi io non ho neanche fatto, quindi. Allora, facciamo una prova. Allora, voi tenete conto che qua metteremo il titolino, per dire. Adesso poi dobbiamo studiarcela meglio. Però già il fatto, per esempio, di avere il re in un certo modo... Bello.
Vediamo. Che estrae la spada oppure. Vediamo un attimino. Buongiorno Martino! Scusate, sono in fase concentrazione. Allora. Mettiamo un'altra canzoncina. Impossibile.